Venditalia 2016 è il momento opportuno anche per incontrare qualche amico incontrato già nella precedente edizione, quella di Tutto Food, e ultimamente a Ost pochi mesi or sono. Quante cose sono cambiate in 6 e in 12 mesi. Luca, benvenuto, anzi bentornato dinanzi alle telecamere di VennenTV.it e ai microfoni della stessa emittente, che provvede continuamente ad aggiornare gli amici che si occupano di distribuzione automatica. Grazie Fabio, ben ritrovato, sempre un piacere vederti, ben ritrovati anche agli spettatori di Vending News. Tante novità, soprattutto il consolidamento del nostro sistema espresso, che sta acquisendo sempre più quote di mercato. E siamo molto soddisfatti di aver avuto ragione nelle nostre intuizioni quando parliamo di qualità. Tante novità, nel senso che abbiamo inserito una macchina per OCS, perché una macchina più capiente, che chiaramente non andrà a sostituire la nostra S12, che piace tantissimo al design di Giugiaro, come sappiamo rende la nostra macchina esclusiva, oltre a tutti i brevetti e l'erogazione straordinaria che abbiamo. Perché è un sistema chiuso. È un sistema chiuso, chiaramente a tutela, Fabio, di quello che è il nostro gestore, che in questo caso ha l'opportunità di poter operare degli investimenti, non dico in termini monetari, ma quanto di tempo, di risorse umane per il posizionamento, avendo la garanzia di avere un ritorno economico. Chiaro che non andiamo a fidelizzare il cliente semplicemente con un sistema chiuso. Tu mi insegni che la qualità è la parte fondamentale. Se poi ho un sistema chiuso, evito tanti palliativi per evitare che magari con una buona macchina vado a mettere dei caffè di qualità che non esaltano quello che è il prodotto. Questo è il motivo per cui evidentemente avete realizzato anche altro tipo di capsula con lo stesso caffè per tutti quelli che sono i gestori che, oltre alla macchina Giugiaro, vogliono andare a continuare a utilizzare le macchine attualmente in essere. Sì, è una capsula compatibile col sistema EP, con la quale chiaramente abbiamo un'ottima erogazione. Come del resto abbiamo anche la linea compatibile con macchine Nespresso, solo in due formati, ma proprio per gli amanti di quella che è la nostra miscela, di quella che è la nostra impronta, come generalmente viene specificato. Oltretutto quest'anno abbiamo puntato anche abbastanza per quanto riguarda il caffè in grani. Abbiamo realizzato da tempo, ma consolidata, una miscela che definiamo DA, appunto distributore automatico, la quale andiamo ad esaltare proprio, come ti dicevo, un'impronta. Ha avuto ottimo successo, un successo straordinario. E allora facciamo un espresso, io mi permetto di cliccare, proviamoci, caffè corto, boisson e un preparation, vediamo, ce lo dice in francese, il prodotto è italianissimo, attenzione. 40 anni di tradizione. 40 anni di tradizione con un nome di tutto rispetto. Sì, il nostro presidente, il signor Francesco Segafredo, come sempre ha sempre puntato su un discorso qualitativo, un discorso di controllo qualità, un discorso di formazione che in questi anni ci ha portato a essere molto importanti nel mondo Recà, e stiamo col tempo diventando anche molto importanti, vogliamo diventare molto importanti nel mondo del vending. E allora vediamo intanto questa macchina che è della Bianchi Vending, che cosa è stata in grado di erogare. Io mi permetto di odorare, girare, assaggiare e gustare il prodotto, che è estremamente equilibrato, veramente molto equilibrato. Complimenti. Famoso, un buon retrogusto persistente, che è un po' la nostra caratteristica, senza però quell'amaro, quel bruciato che spesso purtroppo viene caratterizzato su questo tipo di erogazione. Luca, un prodotto destinato esclusivamente ai gestori che hanno macchine stand alone. Certo, sicuramente. Sì. No, la miscela è stata studiata proprio per le macchine stand alone.
E allora io appoggio nel frattempo il bicchiere qui e lo termino tra un istante, appena abbiamo terminato, perché ho bisogno di avere la mano destra libera per intervistarti. E dunque chiedere a te, nel caso in cui gli amici che sono dall'altra parte desiderino entrare in contatto con la S Caffè o con Luca Gandini, che ricordiamo è il responsabile commerciale Italia per il vending, cosa bisogna fare? Abbiamo un sito multilingue straordinario, www.scaffè.it. E siamo a completa vostra disposizione. Chiaramente potete scrivere a info@scaffè.it, mi raccomando, S Caffè con 3 S, è un po' complicato da ricordarsi, ha anche un significato. Aspetta, diciamola così come si pronuncia, S Caffè alla bolognese, ha un significato che è scienza, sapienza e specializzazione, che sono le tre caratteristiche che contraddistinguono la nostra azienda. Per cui www.scaffè.it per informazioni, info@scaffè.it. E a questo punto, una volta inviata una mail con il vostro nominativo, numero telefonico, email di riferimento, potrete naturalmente chiedere di essere ricontattati per avere maggiori informazioni in relazione al prodotto di cui ormai stiamo parlando da un anno e anche al prodotto in grani di cui abbiamo appena parlato. Oltretutto, guarda, stiamo proprio organizzando, sotto richiesta di diversi nostri distributori, una visita guidata, per cui andiamo a partire da Caffè Verde. Facciamo vedere le nostre tecniche di tostatura, facciamo una sessione di assaggi, per cui siete tutti benvenuti nella nostra sede di Anzola Emilio per conoscerci meglio da vicino. Ho visto che è molto apprezzato, perché diamo un'immagine, diamo una conoscenza che, per carità, tutti hanno, ma andiamo a consolidare la possibilità di vedere come oggi gira un'azienda certificata come S Caffè. E allora sappi che questo si sposa con il nostro Vending TV in tour da tutti i player del settore, richiestissimo, e a cui stanno aderendo praticamente tutte le aziende a cui lo andiamo a proporre, perché in tanti dall'altra parte desiderano conoscere i volti della telefonista, della persona nell'amministrazione, di chi materialmente mette l'incarto attorno alla macchina e così via, volendo conoscere anche e soprattutto qual è il metodo con cui vengono confezionati, con cui vengono realizzati i prodotti per la distribuzione automatica. La possibilità di mostrare tutto il processo dalla Z, dal crudo alla selezione, agli assaggi, alla cottura, al confezionamento, a tutto questo che è il nostro controllo gestionale, e abbiamo visto che già diversi nostri clienti che ci hanno visitato sono restati molto soddisfatti. Per cui invito anche te, molto volentieri, Fabio. Grazie, invito la nostra azienda, perché veramente ne vale la pena, come invito tutti i fidelissimi ascoltatori di Vending News. Collegandosi sul loro sito e dicendo voglio venirci. Senza problemi, a vostra disposizione. Grazie Luca, noi continuiamo allora intanto salutando lui e facendo salutare tutti gli amici di VendingTV.it. Saluti a tutti, vi aspettiamo ad Anzola Emilia per un buon caffè. E io nel frattempo continuo saltellando in qualche altro stand per andare a documentare con telecamera e microfono tutte le novità che ancora non siamo riusciti a farvi vedere. Non andate via!